E ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Davide De Vito e oggi siamo all'interno di un nuovo tutorial riguardo la grafica del canale, quindi l'immagine di copertina del nostro canale. Canale di YouTube che ha a disposizione due grafiche, ovvero quella dell'immagine del profilo e quella della copertina. Oggi andiamo a trattare quella della copertina. È un argomento un po' discusso perché YouTube con i suoi aggiornamenti quotidiani cambia spesso anche le dimensioni che vanno bene per la copertina. Andiamo quindi su Photoshop, che è il nostro programma con cui andremo ad agire. Andiamo su File, Nuovo, e qui dobbiamo stare molto attenti con le misure. In larghezza dobbiamo dare i seguenti valori: 2, 5, 6, 0. In altezza invece dobbiamo dare 1, 4, 40. Questi sono i valori di larghezza e altezza. La risoluzione, mi raccomando, mettetela a 300, quindi è in HD. Colore RGB e il contenuto di sfondo non importa, lasciatelo bianco come volete. Il resto deve essere uguale a questa schermata, quindi non deve essere toccato. Andiamo su OK ed ecco la nostra immagine che sblocchiamo tramite un doppio clic. Andiamo su OK e quindi abbiamo il livello sbloccato. Questa non è l'immagine di copertina che noi andremo ad utilizzare, anche perché è enorme. Questa copertina, che è attualmente bianca, sarà visibile se accediamo al nostro canale YouTube tramite la televisione. E tramite il computer invece vedremo solo una fascia che è determinabile. Andiamo a prendere la selezione, il strumento rettangolo. Facciamo un semplice, intanto qui mettiamo uno spessore molto piccolino, ci serve solo per vedere. Fill no, quindi nessun riempimento, nessun bordo tosto. Ok, quindi clicchiamo un semplice clic e mettiamo come larghezza 21, 67 o 65, 67 mettiamo, centimetri, quindi spazio centimetri. In altezza 3,65 spazio centimetri. Dispuntiamo questa qui, non la toccate. Andiamo su OK ed ecco il nostro quadrato. Mettiamo la selezione e lo spostiamo in questo modo. Lo mettiamo più o meno al centro. Questo rettangolo, all'interno di questo rettangolo, noi dovremo lavorare. Quindi leviamo la spunta da mostra controlli di trasformazione in modo che non possiamo toccarlo. Aggiungiamo nuovi livelli, ovviamente mettendoli sotto il rettangolo, così sarà sempre visibile questo rettangolo che servirà molto. Rettangolo che purtroppo non si vede perché ho sbagliato una cosa. Il rettangolo, prima ho tolto una cosa, il rettangolo va riempito con un bordo colorato ovviamente. Mettiamolo nero. Quindi mettiamo una larghezza di 21,67 e un'altezza di 3,65. Ricordiamoci sempre i centimetri, mi raccomando, e non pixel. Perfetto, quindi ora è visibile. All'interno quindi di questo rettangolino qui abbiamo la nostra disposizione della copertina. Quindi possiamo anche premere Alt la rotellina per zoomare un pochino e lavorare meglio. La prima cosa da fare quindi è cambiare uno sfondo. Andiamo sul livello 0 di sfondo, rinominiamo proprio sfondo in modo che non ci confondiamo. Andiamo su File, inserisci. E prendiamo uno sfondo che abbiamo scaricato da Google Immagini o comunque che avete creato voi su Paint o altri programmi. Io per esempio prendo questa qui, premendo Shift più il tasto sinistro del mouse, mantengo le proporzioni e la ingrandisco in modo che entra alla perfezione. Scelgo quindi una posizione perfetta, ottimale, ricordandoci sempre che questo qui è il nostro riquadro di azione importante. Quindi premiamo invio, leviamo i controlli di trasformazione in modo che non ci diamo fastidio, cambiamo il livello, andiamo sul livello superiore a quello di sfondo, ma sottostante a quello del rettangolo, altrimenti poi lo copriamo.
quindi iniziamo a fare a dare i primi effetti. Come primo movimento iniziamo a mettere una bella scritta, scritta che deve avere un font accattivante. Andiamo su Google, quindi digitiamo dafont.com, è un sito che vi metterò in descrizione. E un font, quindi una scrittura che mi piace molto, era Dry Brush. E io vi metto tutti quanti i link in descrizione, ovviamente. Dry Brush, eccolo qui. Facciamo scarica. Attendiamo il load. Lo apriamo e installiamo il pacchetto. Facciamo installa. E ce l'ha installato. Ovviamente qui possiamo chiudere, iconizziamo qui la pagina Google che ci servirà ancora. Quindi andiamo sullo strumento testo, allarghiamo o comunque clicchiamo, selezioniamo il nostro font, Dry Brush, e scriviamo quello che vogliamo. Ovviamente io scriverò Davide De Vito apostrofo S Life, che è il mio canale. Il colore lo possiamo cambiare anche successivamente, questo non è un problema, però rosso in questo caso non mi piace molto, lo metterò magari, anzi no, rosso va bene, anche perché adesso andiamo a lavorare sullo sfondo, che ovviamente così risulterebbe troppo della stessa tonalità della scritta. Quindi trattiamo un altro argomento importante, che è quello degli effetti. Se noi volessimo mettere ad esempio una fiamma o un simbolo, senza mantenendo comunque lo sfondo, su Google, importante, Google Immagini, digitiamo la sigla PNG. Adesso vi spiego che cosa significa questa cosa molto importante. Per esempio noi vogliamo un effetto fiamma, quindi effetto, o semplicemente un effetto luce. Effetto luce, spazio PNG. Le immagini PNG le riconosciamo perché hanno uno sfondo quadrettato, di sfondo appunto, che ci permettono quindi di Photoshop le riconosce automaticamente e mantiene lo sfondo che noi abbiamo, senza che copre e quindi si vedono i bordi bianchi o lo sfondo nero dell'immagine. Adesso se carica vi faccio vedere meglio. Eccolo qui per esempio, ho trovato questi effetti carini più o meno, non sono proprio bellissimi, però questo qui mi piace. Quindi salva immagine con nome, importante. Optical Flare sul desktop, salva, quindi andiamo su Photoshop, livello diverso, inserisci desktop, optical, importante lavorare con i livelli perché se sbagliamo possiamo tornare indietro facilmente o semplicemente possiamo coprire le varie cose e vedere senza quel livello come viene l'immagine e tutto quanto, quindi è importante, mi raccomando. E poi, molto bello, possiamo cambiare i vari livelli, mettere per esempio questo effetto qui, non voglio che copra la scritta, quindi la metto sotto la scritta e la scritta sopra. Sono come dei fogli di carta velina, no? Lo sfondo, poi sopra ci mettiamo le varie cose. Quindi, siamo arrivati allo sfondo, agli effetti, che ricordo sono con la scritta PNG. Andiamo quindi a lavorare sullo sfondo, che così, abbiamo detto, non ci piace. Andiamo quindi su, selezioniamo tanto lo sfondo, su filtro e andiamo a vedere se c'è un filtro che ci piace, per esempio un filtro sfocatura, controllo sfocatura, io lo metto più sfocato, ecco 4,8, magari forse un po' troppo, così può andare bene. Andiamo su selezione. O anche su immagine, regolazioni, dobbiamo prendere lo strumento pennello, cliccare sul nostro sfondo e ci apparirà questo problema. Intende rasterizzare l'oggetto avanzato? Assolutamente sì. Da qui in poi questo diventerà un oggetto avanzato e quindi possiamo andare su immagine, regolazioni, e qui possiamo intervenire sulle sue tonalità, sulla sua saturazione. Quindi andiamo su ombre e luci. Io per esempio voglio rendere questo sfondo più scuro, eccolo, altrimenti qui c'è veramente da divertirci, cioè ci sono moltissime cose che possiamo cambiare tramite le curve, che sono un po' più complicate, possiamo
cambiare, ecco, proprio la sua tonalità principale, ma qui andiamo sul pesante. Comunque, otteniamo l'effetto. Una volta che otteniamo l'effetto che vogliamo, clicchiamo su OK. Adesso io, per esempio, voglio un filtro, quindi andiamo su Galleria Filtri, magari con un po' meno di zoom. Ok, Artistico. Vediamo se c'è un filtro che ci potrebbe piacere. Eccolo. Un effetto sfumino, magari è troppo pesante. La spugna anche non mi piace. Spatola molto meglio. Questo è bellissimo. Ecco qui. Ragazzi, c'è veramente tanto, tanta roba. Facciamo quindi su OK. Andiamo a intervenire sulla scritta, che ovviamente non ci sta più bene. La cambiamo. La ingrandiamo, soprattutto. La scritta è il nostro logo, la nostra chiamata, quindi è importante. Una cosa importante che dobbiamo ricordarci è che qui questo spazio è occupato dall'immagine del profilo. Quindi non dobbiamo intervenire. Ho scritto troppo grande Davide Vito's Life, infatti non c'entra niente. 60 forse è troppo, 48 è troppo piccolo, mettiamo un 52, va bene. Cambiamo colore, ovviamente mettiamo un colore del tipo nero, come ci sarebbe. Arancione forse, un verde no, rosso abbiamo detto di no. Eccolo, un giallo può andare più che bene. Tanto questo qui, ragazzi, io adesso vi sto facendo il tutorial molto velocemente. Tutte queste cose che vi sto facendo vedere sarete poi voi a deciderle meglio. Ecco, sul puntino della I io voglio mettere questo effetto, per esempio. Però ovviamente, ecco, perfetto. Altre cose che possiamo aggiungere sono, per esempio, su un nuovo livello, ovviamente andiamo su Google Immagini, se ci siamo già, e scriviamo iscriviti PNG. Mettiamo un simbolino per invitare all'iscrizione, non so, YouTube subscribe. Questo per esempio non è in PNG, non ha un'immagine sotto di quadrettata, quindi non va bene. Vediamo altri risultati. Questa è quadrettata, quindi salva immagine con nome, subscribe button. Andiamo su Photoshop, il livello è nuovo, inserisci Dex, ovviamente subscribe button. Tasto Shift, tasto clic sul mouse, premiamo invio e possiamo tranquillamente spostarlo. Qui ricordiamoci che ci sono possibili coperture da parte di YouTube stesso, che ci mette queste cose. Quindi mi raccomando, attenzione, vedete il tasto iscriviti, mettiamolo un po' più spostato. Come vediamo, qui sulla mia immagine del profilo, sulla mia immagine di copertina, ho messo me con uno sfondo da trasparente. Quindi, come fare ad ottenere questo effetto? Creiamo dei nuovi livelli, quindi livello 1, andiamo su File e inseriamo l'immagine che noi vogliamo mettere. Per esempio, io ho un'immagine dentro le mie cartelle numerose, espressioni per miniature, e ho per esempio questo personaggio qua che è. Queste sono già state fatte. Mettiamo questo. Ecco, magari lo ridimensioniamo. Mi raccomando. Ecco, ho fatto un errore madornale. Premiamo invio e abbiamo questa immagine bruttissima con lo sfondo di casa mia. Quindi prendiamo lo strumento di pennello di selezione, strumento selezione rapida, che poi rapida non è. Magari questo è troppo grande di pennello, quindi diminuiamo. La durezza la mettiamo un po' di meno, spaziatura anche di meno, e iniziamo quindi con dei piccoli click a selezionare le cose che ci piacciono. Non manteniamo tenuto, eh? Per ora non manteniamo tenuto, ma con dei semplici click selezioniamo. Ora, premendo il tasto Alt, andiamo a togliere invece le parti che ci ha selezionato che a noi non ci piacciono. Il programma è molto intelligente, talvolta molto stupido, bisogna stare attenti e vedere bene i contorni. Anche perché dopo li andremo a lavorare e dovremo avere un lavoro più pulito possibile. Questo lavoro che sto facendo con questo strumento di selezione rapida può essere svolto con lo strumento non contagocce, ma lo strumento penna, che si trova
strumento lazzo poligonale. Si seleziona i vari punti, comunque più minuziosa come cosa, bisogna veramente zoomare tantissimo e andare a vedere i pixel. Questo strumento invece ci permette di dare una più o meno corretta selezione dei bordi. Adesso quindi andiamo su, una volta che abbiamo completato il lavoro, su selezione, andiamo su migliora bordo, ed ecco qui la schifezza che è venuta fuori. Come facciamo a migliorarlo? Ovviamente con il raggio, quindi andiamo sempre più a prendere, arrotondiamo i bordi ovviamente, mettiamo un po' di sfumatura, non troppa, però contrastiamo, perché la sfumatura non è bellissima. Qui vediamo che ci sono delle cose in più, non ci piacciono, quindi sposta bordo, ci mangiamo un altro pochino di Davide. Ce lo mangiamo un altro pochettino, magari non troppo, se no se ne hanno delle parti belle. Arrotonda, un altro pochettino, sfumiamo, contrastiamo. Ecco, il lavoro è questo, però contrastiamo un po' di più, altrimenti c'è troppo, sembra un angelo caduto in terra. Ecco, adesso ho fatto una schifezza perché sto contrastando troppo, sto sfumando troppo e mi si sta rovinando la faccia. Ok, una volta terminato, facciamo ok, andiamo su modifica, copia, andiamo su un nuovo livello, CTRL V, si incolla, leviamo l'immagine, disattivando il livello, ed ecco che abbiamo il nostro Davide. Ovviamente ci selezioniamo magari uno sfondo, perché così è proprio brutto. Quindi cosa facciamo? Un nuovo livello sotto di lui e gli mettiamo un effetto che io ho già dentro le mie cartelle numerose sempre. Gli mettiamo un effetto di sfumatura che rimpiccioliamo, ecco, tipo incavolato così. Ok, con questo breve tutorial abbiamo trattato le principali con questo tutorial abbiamo trattato i principali effetti e cose importanti per fare una copertina su YouTube. L'ultima cosa che dobbiamo fare è levare lo sfondo, questo qui bianco non ci serve niente, e dobbiamo levare soprattutto il quadrato che abbiamo messo. Qual era il quadrato? Non mi dire che... Ah no, l'ho messo sopra, giustamente. Leviamo il quadrato in modo che qua su YouTube non si veda. Andiamo su File, salva per web e dispositivi, attenzione qui a controllare bene le cose. Questa è la nostra immagine di profilo, controlliamo sia in HD. Possiamo... sì, JPEG va benissimo, mi raccomando non PNG, JPEG va benissimo. Qualità o molto alta o massima fa lo stesso. Qui i settaggi li lasciamo come sono e andiamo su salva. Quindi decidiamo ovviamente il desktop o la vostra cartella, gli diamo un titolo, andiamo su salva, andiamo su YouTube, clic, no modifica link, che si tratta così qui, modifica la grafica del canale. Seleziona una foto dal tuo computer e la trasciniamo semplicemente. Questo era il mio tutorial, ragazzi, mi raccomando iscrivetevi e lasciate un mi piace.